Ciao Lolina, Lolina. Ciao, ci sono io con la tosse. Non ha il coronavirus. Non ci mettiamo pure noi col coronavirus, non vi preoccupate. Ma è comunque oggi vogliamo fare, se non viene il prezzo della compra. Io inizierei con il libro di Guido e Sofia. Ne viene il prezzo? Allora, ma io non ce l'avevo, quindi non mi interessa molto. Allora, un altro libro, scegli un altro libro. Allora, questo è il coraggio. Secondo me costa 12 euro. Vediamo il prezzo. Vabbè. Aspetta, giro. Aprilo un attimo dietro. Problemi tecnici. Ecco. No. Possiamo farci solo di 2 euro. Uffa, io vi ho detto 12. Andiamo. Che sto vedendo? Si sente, alza un po' più la voce. Voglio fare questo, Anna. La bella addormentata, io penso che costa 16 euro. Oramai tutti costano 16 euro. Incredibile. 10 euro. No, anzi sì, te lo devo comprare. Tu quali provi? Questo. Credo che costa 20 euro. Come pesante. Le regole del gioco sono che ti puoi sbagliare solo dei centesimi, cioè non ti puoi, cioè solo 16 euro, 16, 90 non fa niente. Costa 16 euro. 10 euro? Quanto? 16. Vediamo. 16,90. Ti devi comprare? Non lo so. Sono un po' indecisa se sì oppure no. Voi che mi consigliate? Non lo so. Il genio della lampada, Cenerentola, ragazzi. Allora, ragazzi, Franci volerebbe prendere questo. Vediamo, cioè, indovina il prezzo. 10,90. Yeah. 11 euro? Sì, per 10 centesimi non fa niente. E quindi, cioè, se lo aggiudica. E niente, questo qua è l'unico libro che abbiamo comprato perché gli altri non ci ispiravano molto, vero? Sì. Allora ci ripartiamo tutti. Vabbè ragazzi. Forse dovremmo lavare le mani veramente. Qui non c'è. E allora poi mi vendi quel tovagliolo che ci sta vicino a te. Ragazzi, abbiamo finito di mangiare. Vuoi dirci qualcosa? No. Okay. Ragazzi, abbiamo una bellissima notizia per voi. Sì. Il venerdì, c'è anche la ruota nella macchina. Il venerdì. Bella la ruota. Il venerdì, in orario serale, verso le 8 o le 9, uscirà. L'avevo detto anche la nuova serie delle storie. Allora, chi saranno? Posso dire io? Sì. Praticamente abbiamo preso quel libro che vi abbiamo mostrato prima. Com'era? Storie dei 5 minuti. Sì. E sono il continuo dei film delle principesse. Sì. E niente. Abbiamo è al canale della sera, però alle 8 oppure alle 8 e mezza, vi leggeremo queste storie. Quindi. Ogni venerdì puntate le sveglie che uscirà un nuovo video alle 8 e mezza di sera. Però vorremmo puntare un orario preciso per 8. Sì. Se ci sarà qualche ritardo è per qualcosa, ma il massimo ritardo è l'8 e mezza. Quindi vi faremo compagnia anche sotto le coperte. E potete rivederlo anche, cioè, se magari andate a dormire alle 9 e mezza potete rivederlo prima di andare a dormire. Comunque ci vediamo. Volevamo farvi leggere solo una piccola parte, cioè non tutta la storia. Sì, ma una piccola parte. Ora andiamo. Prendiamo il libro. Sì. Questo libro appartiene a e vorremmo scrivere a Lolline e Lolline, ovviamente anche a Francia, a me. Storia da 5 minuti e non si riesce e a oggi spiegare. Noi leggeremo il pigiama party di Aurora. Aspetta, è un po' difficoltoso perché stiamo in piedi e non abbiamo un posto da sederci perché
posto per sedersi, Aurora, perché ha piovuto. Bene. Aurora del pigiama party.